Grazie Presidente. Io credo che questa sia una seduta estremamente seria del nostro Parlamento perché, come al solito, ma forse anche più solenne del solito, perché il provvedimento che stiamo esaminando e votando è un provvedimento che incide in modo molto netto, molto forte nella carne del nostro Paese, nella nostra stessa identità, nella nostra vocazione, nella nostra storia, nella nostra cultura. È un provvedimento che descrive un'Italia completamente nuova e questo è uno di quei casi nei quali il rinnovamento non è necessariamente un sinonimo di miglioramento. È un provvedimento che contiene alcuni mostri giuridici, io non so come altro definirli, signor Presidente, come questo per esempio della cittadinanza che scade come il latte. Davvero non si capisce quale mente abbia potuto partorire siffatta figura giuridica così veramente mostruosa. La chiariamo per chi non avesse avuto l'avventura di leggere questo provvedimento: si introduce con questa legge l'idea che si può ottenere la cittadinanza e poi la cittadinanza a un certo punto, anche magari per ragioni molto gravi, può essere revocata. A questo punto evidentemente si capisce che nel nostro ordinamento si introducono due cittadinanze, una cittadinanza permanente irrevocabile e una cittadinanza invece di serie B che è revocabile, perché evidentemente si può perdere anche a causa di gravi ragioni. E quindi ci si chiede chi può accedere alla cittadinanza, quella irrevocabile, quella vera. Evidentemente si capisce soltanto chi l'ha ottenuta dalla nascita e possibilmente, evidentemente, perché dal punto di vista etnico, culturale e religioso si riconosce, diciamo così, in chi storicamente è nato e vissuto qui. Ma questo evidentemente introduce un principio di cittadinanza su base etnica che fa veramente rabbrividire, signor Presidente, e io devo dire il fatto che il suo movimento e lei stessa si prestino all'approvazione di un documento che contiene un mostro giuridico di questo tipo fa veramente specie. Ma il provvedimento non si limita a far specie per queste mostruosità giuridiche di cui parlavo, è un provvedimento anche dal punto di vista della comunicazione, dell'immaginario, utilizza per così dire, mi viene da dire, dei colpi sotto la cintura. È chiaro che nel momento in cui si intitola un provvedimento alla immigrazione e alla sicurezza si manda un messaggio molto chiaro. Il messaggio qual è? Che la nostra insicurezza dipende dall'immigrazione. Mi viene da dire, per usare una figura paradossale, puramente paradossale, signor Presidente, magari il nostro Paese avesse avuto problemi di sicurezza e di criminalità soltanto legati all'immigrazione. Abbiamo fatto i conti, facciamo ancora i conti dolorosamente e faticosamente con forme di criminalità anche organizzata autoctone che diciamo il mondo non ci invidia, e introdurre un provvedimento che invece crea di fatto un'equazione per cui lo straniero è sempre qualcuno da temere, qualcuno che viene ad attaccare, qualcuno che viene a fare violenza sul nostro territorio, appunto è una di quelle cose, signor Presidente, che mi viene da dire rinnega la nostra storia, rinnega quello che siamo, rinnega profondamente il nostro essere italiani. Ma poi la cosa ancora più paradossale è che in un provvedimento che si chiama sicurezza in realtà si introducono degli elementi che creano evidentemente dell'insicurezza, perché nel momento in cui questo nostro bizzarro legislatore, questo nostro maligno legislatore elimina i permessi di soggiorno per motivi umanitari, nel momento in cui questo maligno e bizzarro legislatore capriccioso decide di smantellare un sistema come gli SPRAR, che almeno da 16 anni sono un modello che tutto il mondo ci invidia, un modello di integrazione e quindi un modello di uno strumento che serve a fare in modo che il migrante che arriva in Italia si integri, perché questo è il punto, signor Presidente, riuscire a produrre integrazione. Nel momento in cui questo non succede si crea marginalità, si crea propensione alla delinquenza e quindi un circolo vizioso che crea ulteriore insicurezza. E ha ragione dunque la mia collega Ascani quando dice che sembra che ci sia della malafede, perché creando l'insicurezza si crea consenso elettorale per chi questo provvedimento ha proposto e sponsorizzato al punto di porre la questione di fiducia qui in aula. Dico un'ultima cosa: avete creato in questo provvedimento il meccanismo dei paesi sicuri, paesi che poi verrebbero
aggiornati di volta in volta, periodicamente si dice, ma non si dice quanto spesso. Ora io mi chiedo, signor Presidente, paese sicuro, ma siamo sicuri appunto di poter definire cosa sia un paese sicuro? Io sono una persona omosessuale e credo che in moltissimi paesi che il suo decreto, questo decreto definirebbe sicuro, non mi sentirei sicuro affatto. E allora vorrei dire a lei, vorrei dire al sottosegretario Spadafora, il quale sottosegretario Spadafora dice ai giornali che lui sta in questo governo con il naso turato, dimenticando che farebbe benissimo a sturarsi il naso dando le dimissioni e prendendo le distanze da una maggioranza che elegge la senatrice Pucciarelli, indagata per istigazione all'odio razziale, a presidente della Commissione diritti umani. Questo siete voi, signor Presidente, caro sottosegretario Spadafora. Allora abbiate almeno la dignità di aggiornare l'elenco dei paesi sicuri con grande frequenza, perché le assicuro che in certi posti non ci si sente sicuri per niente. Grazie. Deputato Rossi, prego. Sì, grazie Presidente. Con l'ordine del giorno 140 che ho